Arrivederci, ragazzi. Non do consigli al nuovo governo. Quello che un governo uscente può fare è offrire la testimonianza di ciò che ha fatto. C'è sempre un tempo nella vita, diceva Seneca, un tempo per capire, un tempo per scegliere, un tempo per decidere. Il suo tempo, Mr. Draghi, è ormai finito. Ma ella ci fa sapere che non darà consigli, grazie al cielo. E ci fa sapere anche che offrirà testimonianza. Oh, che parola, la testimonianza. C'è la testimonianza di fede, c'è la testimonianza delle virtù. Talvolta può anche esserci, non glielo auguro per carità, anche la testimonianza di carattere giudiziario. E chi è Mario Draghi? Chi lo ha messo lì? Qualcuno lo ha messo in punti e in posti e in posizioni da poter influire sull'ordine politico e sociale. Presidente, ricorda, sono passati 30 anni, quella gita sul Britannia. Correva l'anno 1992 quando il Britannia, noleggiato da un manipolo di affaristi, speculatori, banchieri ingordi, attraccò al porto di Civitavecchia, con loro italici faccendieri, politici, dirigenti infedeli della pubblica amministrazione. C'era anche lui, Mario Draghi, allora direttore generale del Tesoro. Il nome del sodalizio era Gli Invisibili. Un paio di mesi prima il capo dello Stato, Francesco Cossiga, che definì poi Draghi vile affarista, venne indotto alle dimissioni. Un mese dopo fu ammazzato Giovanni Falcone e, quasi d'incanto, Oscar Luigi Scalfaro rapidamente fu eletto Presidente della Repubblica. A distanza di 2 mesi toccò a Paolo Borsellino essere liquidato. Nel mezzo delle due stragi, a bordo del Panfilo della Regina, avviarono le scellerate privatizzazioni. Era il 2 giugno, anniversario della Repubblica, e all'Italia la festa gliela fecero davvero. Attorno a questo tavolo lor signori svendevano e gli speculatori si pappavano lo stivale. Paolo Maddalena, magistrato, già vicepresidente della Corte Costituzionale. Voluto soprattutto da Draghi inizialmente, non solo si avvantaggiano gli speculatori finanziari, ma si porta al fallimento tutto uno Stato, un intero Stato. E quindi l'Italia rischia di fallire perché è entrata sul mercato ed è sottoposto alle leggi di mercato. Hanno fatto 160 miliardi di svendite di aziende pubbliche senza che minimamente il debito fosse toccato. Draghi è servo dell'Europa e fa quello che gli impone l'Europa e non si preoccupa dei danni che produce all'economia italiana. Fu un infame saccheggio, un atto eversivo ai danni del popolo. I responsabili vanno perseguiti. Vanno a mettere le mani sulle banche, sull'Enel, sulla telefonia e sull'Eni, cioè sui gioielli di casa. Uno stravolgimento socio-economico che noi non possiamo accettare. Chi fa operazioni di acquisto per via di rapina non lo dice mai prima. Draghi vuole la ricchezza nelle mani di pochi e toglie la ricchezza a tutti, al popolo. Vuole la concorrenza più spietata. Fu candidato della Germania. Vede che nelle sue valutazioni la signora Merkel valutò che era prima tedesco e poi italiano.